È un'esperienza unica di uscire in palcoscenico, c'è la platea, ci sono le luci, i costumi. È una cosa che per la personalità individuale di ogni ballerino ti fa lottare, ti fa concentrare, ti fa dare il massimo di te. Signore e signori, buonasera. Benvenuti al Shakespeare and Dance. Danza ha molto a che fare con l'identità della persona. C'è un motivo, un motore interno molto importante che muove il corpo. È mosso da un pensiero, è mosso da un'emotività, è mosso da un'idea, è mosso da un progetto che il danzatore ha sulla scena, che è quello di comunicare. C'è una sensazione qui di creare qualcosa di bello per la città di Verona, vengono i genitori, vengono i maestri, ma viene anche il pubblico che viene a vedere appunto cosa fanno questi ragazzini che hanno talento, più che altro si dedicano a una cosa con passione ad ogni giorno. Oggigiorno è raro questo. Mi fai veramente emozionare quando vedo così tanti giovani con tanti talenti. È un'emozione che si mescla molto con la responsabilità. Dobbiamo giudicare musicalità del ballerino, tecnica, interpretazione, personalità, coreografia. It's the competition to compete between each other, but I see this more as a culture exchange and possibility also for the young dancers, first of all, to meet other dancers and to see what is happening around me and then exchange their experiences between each other. So at the end they all win, plus they do something for the dance to keep the art alive, which is the most important thing.